la differenza dei miei colleghi, non ho fatto niente, sono totalmente innocente. Via, via. 25 via. Giorni, sì, mi ha sanzionato la ghigliottina, tra cui 15 li ho presi per quel battibecco con il capogruppo del PD Roberto Speranza. Come ho detto alla Poldrini, poi c'era tutta, oh, perché c'è questo tavolo lungo, no? Che sembra, non so se avete visto La Bella e la Bestia, c'è quel tavolo lunghissimo, non fate, non sto per guardare la parte. Da una parte uno da solo, l'imputato, dall'altra parte tutti i questori, segretari, la Poldrini davanti. E io la prima volta gli ho detto, come gli altri, non riconosco nessuna autorità, mi sono caduti gli occhiali. E la volta successiva, dopo le convocazioni salvarie, ho detto io non ho impedito a Speranza di parlare, gli ho impedito di mentire. Ma siccome quando lui parla mente, per non mentire ha deciso di non parlare. Perché solo Renzi ne fa le supercazze? Non tutti sanno, però questa cosa è divertente, che quando in realtà io veramente non gli ho impedito di parlare, io ero fuori di senno perché avevamo assistito ad una votazione dittatoriale e in aula, poi assistere a quel ceffone, e il giorno dopo una votazione dittatoriale in affari costituzionali. È entrato il presidente Sisto di Forza Italia con la segretaria Lamboschi, che hanno fatto, proviamocelo, perché chi è a favore dell'Italicum, alzate le mani, che favore, chi si astiene, chi è il contrario, approvato, così. E non, numero legali, e questi che scappano, siamo impazziti. Io quando ho visto Speranza andare a fare le sue solite dichiarazioni, abbiamo provato l'eccettore, l'ho seguito e mi sono messo di fianco, anzi davanti, così pronto, e gli ho detto la prima bugia di sputtana, e la sua risposta è meravigliosa: allora vado a fare la conferenza stampa nel mio ufficio. Come a dire, dato che sicuramente mentirò, bene, vado.